Ciurma, io sono Mazzia Tessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Mindtest Ita. E come al solito, mentre inizio a registrare, porca miseria, c'è sempre la notte fuori, allora bisogna andare a dormire. Niente, detto questo, mi stavo preparando, come potete vedere, per fare il layout di cui parlavamo la scorsa puntata. In pratica, per chi non avesse seguito il discorso, volevo costruire qua una zona un pochettino più tecnologica, con un pochettino più di energia e battery box per gestire i macchinari, e avevo l'intenzione di fare un layout di 3x3 di medium voltage battery box, che appunto richiedono ognuno 5 low voltage battery box. Allora ho detto, vabbè, iniziamo a fare un po' di calcoli, così sappiamo che risorse abbiamo necessità. Allora, il problema principale sono le rebattery, perché le wooden planks non sono un problema, essendo che abbiamo costruito la farm di legna, quindi legna ne abbiamo bizzeffe. Le rebattery sono 4 per ogni low voltage battery box, quindi in totale sono 4 per 5 per un medium voltage battery box, quindi sono 20 per un medium voltage. Ma visto che noi vogliamo farne 8 di medium voltage battery box, 20 per 8 sono 160, se la matematica non mi inganna. E 160, di cui ognuna di queste ha bisogno di 2 copper ingot. Tutti questi calcoli per dire che cosa? Che tutto ciò corrisponde a 320 lingotti di copper. E noi qua ne abbiamo 100, 200, 300, 330. 4, no, 333. Ergo, solo 13 in più di quanto ci serve. Ma in ogni low voltage battery box in più abbiamo questo, no, che non ce lo richiede, ma abbiamo questo che richiede sempre copper ingot. E qui abbiamo bisogno di questi, che hanno bisogno di altri copper ingot. Quindi non ce la faremo mai con tutto questo copper che abbiamo. Dobbiamo andare assolutamente un'altra volta in miniera. Detto questo, andiamo in miniera. Però ho scoperto nel frattempo un'altra cosa molto interessante di cui non avevo fatto, a cui non avevo fatto attenzione lo scorso giorno. Ah, però abbiamo un sacco di low voltage cable. Quindi questa è una buona cosa, non dobbiamo pensare a quello. Ma comunque rischiamo di non avere abbastanza copper per tutto. E comunque non averne poi da parte. Ferro ce ne serve anche parecchio, quindi non ne abbiamo tantissimo. Quindi mi sa che un'altra capatina in miniera non ce la toglie nessuno. Appunto, abbiamo lasciato qua 4 fuel fired medium voltage generator, che possono assolutamente andare giù sotto nella nostra cantina a provvedere altra energia, come era in progetto per lo scorso, cioè come avevamo discusso nello scorso episodio. Là ci sono degli alberi che continuano a buggarsi in fondo. E forse non sarebbe male mettere un blocco in più in alto, perché rimane sempre un blocco ogni tanto. E questo non è una cosa per niente buona, perché mi è capitato già un paio di volte di andare a sbuggare l'affare perché si blocca. Se non puoi eliminare quell'affare là, l'albero non cresce, quindi non succede più nulla. Allora, qua in cantina potremmo mettere, come si diceva, altri generatori. Allora, sarebbe da fare il far passare il cavo qua sotto. Ne abbiamo 4, quindi ne metterei 2 per lato. Allora, uno qua, uno qua e uno qua. Ok, quindi abbiamo bisogno di cavi adesso. E abbiamo bisogno di... no, quello non dovrebbe dar fastidio, qua non passa niente. E abbiamo bisogno di... come si chiamano questi pipe? Allora, andiamo a prendere sta roba, così sistemiamo almeno questo discorso oggi, poi andiamo a concludere l'episodio giù in miniera a spaccarci un po' il tasto sinistro del mouse. Allora, medium voltage cable ne abbiamo in abbondanza. Vabbè, portiamoli giù tutti. No, non portiamoli giù tutti, me ne servono 4 più 4. Così non dobbiamo poi rimetterle a posto. E per questi ce ne servono anche 4 più 4. Penso di sicuro avrò fatto i conti sbagliati e dovremo ritornare su, ma vabbè. Allora, andiamo in giù
L'unico problema è che se ce n'è uno qua potrebbe metterne un altro qua prima di arrivare all'altro. Non c'è equiprobabilità che vada in quello successivo. Come possiamo fare per avere un'equiprobabilità che vada in quello successivo? Dovremmo fare tipo uno smistaggio qua in quattro direzioni? Metterne uno sotto e uno sopra? Cribbio, questo effettivamente non avevo pensato. Perché il problema è qua che ha 50 e 50 di probabilità. Quindi o va in questo o va in questo. Quando arriva qua ha di nuovo 50 e 50, quindi 50% di andare in qua e 50% di andare in qua. Il problema è che quindi questo avrà il 25% di probabilità se ne abbiamo 4 in totale, ma se noi ne abbiamo 6, gli ultimi due avranno molta meno energia in generale. Vabbè, vedremo se per caso la situazione è ingestibile, altrimenti lasciamo così per ora. Allora, facciamo così, 1 e 1, 2, 1 e 1, 2, ok. No, ah no, dobbiamo scavare un cosino in più. Visto che avevamo fatto i conti male. Vabbè, facciamo così almeno non ci rompe l'anima. Ottimo. E poi mettiamo quei caricavi. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, così se non altro dovrebbero fornirci più energia. Torniamo qua, andiamo a sparare questa roba qua dentro, ottimo, e quindi andiamo in miniera, abbiamo tutto carico, prospector non ci serve il mining drill, ok, abbiamo un altro piccone se per caso dovesse essere utile, ma tanto non abbiamo un tempo illimitato, perché sono sceso in cantina e non in miniera, non lo so, non abbiamo chissà quanto tempo per l'episodio, quindi anche perché no, volevo evitare di saltare anche questo giro l'episodio e portarvelo almeno questa volta, ma no, profondo 3, ok, appunto volevo portarvelo ma non ho chissà quanto tempo come al solito e quindi ci accontentiamo un po' di fare quello che si può, perché quello che non si può non si fa. E tra l'altro, spero di non esaurire troppa energia, perché appunto noi avevamo detto lo scorso episodio, ah, il problema qua della fornitura di energia è quando andiamo in miniera. E noi adesso siamo andati in miniera, effettivamente. Quindi, perché poi non mi metto mai la cobblestone qua nello slot rapido che mi serve sempre? Dove sto andando? Non capisco più nulla. Ok, di qua. Mettiamo lì. Ok, questo profondo 3 è molto più comodo perché si scarica più lentamente. Ma tanto io non sto sentendo nessun audio di qua, non è che ho le cuffie. Oh, forse il volume è basso. Adesso sento di più, ma spero che voi sentiate più che altro. Perché? Perché non scava più in là? Boh, ogni tanto si fa dei glitch strani il mining drill. Fortuna che c'è stato Real Bad Angel che ha pensato a questi macchinari tecnici perché altrimenti qui saremmo davvero indietro anni luce su Mindtest. Poverino che gli è capitato quello che gli è capitato, ma noi dobbiamo essergli sempre grati per tutto questo che ha messo, per quanto sia buggato. Ok. No, poi basta togliere quel blocco, non so come mai, c'è qualche blocco che lo blocca. Scusate il gioco di parole. Ma non stiamo trovando copper, questa è una brutta storia.
Perché continua a bloccarsi? Quanto coppia abbiamo trovato? Abbiamo trovato solo ferro per ora. Dovrei ricontrollare la programmazione, perché forse il copper è più comune a un'altra altezza, perché qua siamo molto profondi. Forse stiamo sbagliando perché siamo troppo in profondità e quindi per quello non troviamo le grandi quantità di copper. Altro ferro, che per carità il ferro serve tantissimo, però in questo caso ci serve davvero un sacco di copper per fare tutte quelle batterie. What? Non ho scavato io quello lassù in alto, sì. Altro ferro, yeah! Ma a noi serve il copper, a noi serve il copper, a noi serve il copper, dateci del copper. E niente. Neppure. Dai, questa sarà la volta buona. Questa sarà la volta buona. Qui dietro c'è il futuro del mondo. No. Super mega strano sto discorso, però mi sta venendo davvero il dubbio che il copper non sia generato ad altezze diverse, in proporzioni diverse. Perché un tempo, adesso mi pare di no. Però un tempo c'era più probabilità di trovare mese. Ah, del copper finalmente. Di trovare del mese più si andava in profondità. E quindi uno se continuava a scavare in basso trovava più mese man mano che scendeva. Non era un cambiamento enorme, ecco. Però se ne trovava di più. E quindi non vorrei che, allo stesso modo, il carbone dovrebbe essere più comune nei primi strati superficiali e meno comune molto in basso, perché è così, cioè in natura il carbone non si trova in enormi profondità, ma in profondità non particolarmente elevate. Stiamo trovando dell'oro, stiamo trovando dei. Il fatto che troviamo più diamanti che non rame mi sembra assolutamente troppo strano per non pensare a una programmazione di altro tipo. È proprio quel blocco su in alto che lo ferma, no? Chissà come mai. Se andassimo così sfalsati, può cambiare qualcosa dell'altro copper, per fortuna. No, dov'era? Ce n'era altro qua? No, questo cos'è? Tin, credo, sì. Ma la tin non ci serve. Cioè, ne consumeremo parecchie per quegli affari là, ma comunque è l'unico recipe probabilmente che ce lo richiede in tutto Mindtest. E quindi non è poi così grave se lo schiviamo e lo ignoriamo bellamente. Questo è dell'argento, invece mi sembra troppo chiaro per esserti quello che abbiamo appena preso, intendo. Che poi in realtà effettivamente quando scaviamo così potremmo prendere del copper senza accorgercene, ma tanto non capita. Cioè, abbiamo quante? Neanche 10 unità? 4. 4 è davvero mostruosamente poco. Visto che ne abbiamo bisogno di una quantità fenomenale, cioè 320 e noi ne abbiamo trovati quanto? 8. 8 di 320. Ma anche di ferro, non è che ne stiamo trovando poi una quantità così ingente. Ma creepio, questo si blocca sempre. Ma mi fa strano che si blocchi così spesso. Un tempo non si bloccava così facilmente. Forse lo sto notando perché in realtà col fatto che scaviamo in questo modo si scarica molto più lentamente e quindi dobbiamo cliccare più volte, mentre invece facendo il 3x3 si scarica estremamente più velocemente. Cioè abbiamo fatto un sacco di profondità qua, ma ancora non abbiamo trovato, cioè ancora non si è scaricato.
E non abbiamo trovato neanche... Oh, finalmente, un po' di copper. Oh, gimme, gimme. Gimme more. Allora, tappiamo qua, tappiamo tutto. U2, U2. Mi sa che questo giro non è molto fortunello. Dobbiamo ricordarci per il prossimo giro, cioè parlo il plurale ma in realtà è un plurale maiestatis, devo ricordarmi il prossimo giro di andare a controllare nel codice se c'è una probabilità diversa di spawn di copper a diverse altezze, perché forse appunto si trova di più facilmente in un'altra zona. Cioè in un'altra, ad un'altra altitudine sotto, del sottosuolo. Si può, si dice altitudine del sottosuolo? Non lo so. Boh. Beh, di sicuro non si dice bassitudine. Di quello non sono sicuro. Ma... Beh, profondità. Ma era per non dire sempre profondità. Vabbè, profondità. Dell'altro coppia. Sì, copper dell'altro coal. Che tra l'altro serve perché abbiamo finito di nuovo le torce. Tanto per cambiare. Non abbiamo più legno? Ah no, sì, ce n'è. Non abbiamo stecchetti, ma legno ce n'è qua in gran quantità. Facciamo così. Così facciamo. Cosa? Dobbiamo prendere del coal. Adesso ci facciamo un 99, quelle solite 99 torce standard. E che tanto una va usata, quindi... Whoop. E quindi ci lanciamo. Del mese, va che bello. Ma di nuovo che si blocca. Mi sa che facciamo più in fretta così, a forza di sbuggare il mining drill. Sì, guarda, è più veloce così che non l'altro in modalità deep. Questo qua è zinco, se non ricordo male, e ci torna utile. Cioè, più che per il fatto che è utile, per il fatto che non ne abbiamo molto. Dell'altro ferro, dell'altro farro. No, ci sono proprio dei blocchi che si buggano, perché mi è sembrato anche sotto il piccone che fosse più... che abbia incontrato un ostacolo a un certo punto. Dell'oro, dell'altro oro. L'oro chi? Prendiamo dell'altro carbone perché qua lascia stare, cioè non abbiamo un Kaiser. Siamo così in late game eppure siamo dei poveracci. Forse dovremmo fare il quarry, ma è un lavoro infinito il quarry. E in più, prima che arrivi a una profondità sostanziale, è finita la stagione in pratica. Almeno nella scorsa stagione era successo così. Che prima che ottenessimo qualcosa di interessante, tipo del mithril o del mese, abbiamo finito la stagione. Dove siamo? What? Cos'è sto camminamento qua dietro? Non mi ricordavo di aver fatto un camminamento qua dietro. Non sono tornato indietro, ne sono sicuro, ma... Ah, però... Forse perché ci aveva indicato del... No, non ci aveva indicato del mithril di qua, se no l'avremmo visto. Cioè, se no avrei fatto 3x3, forse. No, non l'hai detto. Sì, no, avrei fatto 3x3. Perché... Allora, prendiamo del coal. Chissà quando ci siamo passati. Io non mi ricordo più niente di dove siamo passati qua. Vediamo. Vabbè, altro carbone per terra. Non lo raccolgo. Quello qua sopra magari sì. Ah, forse l'avevo messo come limite ultimo. Cioè, arrivati là, poi dopo ti fermi. Un diamante, fortuna che ho preso sto ferro. Ma...
è abbastanza pulita però per il resto. Dell'altro ferro è buono. Ma mi sa che ce ne torniamo con questo a casa alla fin fine, perché credo che l'episodio stia volgendo al termine. E infatti siamo già a 20 minuti. Mi spiace, avrei voluto fare mille cose, ma eppure non abbiamo fatto niente. Qua c'era del maize nascosto. Fortuna che sono tornato, perché c'ero passato accanto e non l'avevo visto. L'episodio dei dubbi e dei problemi minerari. No, però non dovevamo entrare. Dove sono finito? Oddio. Qua, eravamo sbucati da qua? Può darsi. Vabbè, male che vada, troviamo il buco in mezzo. Il blocco in mezzo, i piedi, e lo rompiamo, e boh. Boh. Ok, no, era ben giusto. Allora, prendiamo un altro pezzo di marmo. E torniamo sul piano terra. Allora, il coso qua è da riparare, di sicuro, da ricaricare. Ma abbiamo trovato un fico secco di niente. 16 sono 32, quindi è un decimo di quello che ci serviva. Cioè, non che ce ne servano 320, però di più che non così. Boh, allora ricordiamoci per il prossimo episodio di andare a controllare quel discorso dello spawn e del copper. Perché se fosse più frequente a un'altra profondità, conviene. Conviene assolutamente, perché qua a questo ritmo ci va una vita e mezza. E detto questo, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti e buona giornata.